Presidente Daniele Sebastiani, arriva nel momento più opportuno il derby d'Abruzzo contro la Virtus Lanciano, un po' perché è una sfida affascinante vista la classifica e soprattutto perché il Pescara sta viaggiando davvero con le marce alte in questo ultimo periodo. Sì, è una partita importante perché intanto è la prima volta che le due squadre si incontrano in questa categoria, e non fosse altro perché il Lanciano ci è arrivato l'anno scorso. Facendo, vincendo un campionato bellissimo in Serie C e facendo, salvandosi l'altro anno eh, con un'ottima stagione. Quest'anno addirittura stanno andando veramente forte dall'inizio. Il pescare è partito un pochettino in sordina, aveva fatto intendere nel precampionato, nelle prime partite, eh, che potesse in qualche modo stracciare tutti, ma poi nella realtà abbiamo avuto qualche problema, soprattutto dovuto. Ai tanti infortuni che abbiamo patito in questo inizio di stagione, adesso il Pescara si sta riprendendo: sono sette partite che facciamo risultato, e arriviamo nelle posizioni, cominciamo ad arrivare nelle posizioni che contano. È chiaro che una partita di questo tipo a questo punto del campionato forse in Abruzzo non se l'aspettavano e quindi è una partita molto sentita, una partita importante, una partita difficile per il Pescara perché andare a giocare sul campo del, del lanciano non è sicuramente facile in questo momento. Il Pescara arriva bene, arriva bene perché come morale, come risultati, come, come gioco, come tutto, anche se abbiamo ancora 4-5 giocatori fuori e quindi importanti e quindi non, sicuramente non al meglio da questo punto di vista. Però eh, si sa, queste sono partite da, da tripla e può succedere di tutto. Io mi auguro che il Pescara possa riuscire a fare una buona partita come l'ha fatta a Siena e portare a casa il risultato. Di fatto questi sono giocatori che secondo me dal punto di vista del valore, eh, non hanno nulla da invidiare a nessuna delle altre squadre. L'allenatore è bravo, è un allenatore che conosce il mestiere, e quindi eh, sa fare il suo mestiere. E l'unione di queste due cose, è sicuramente la tranquillità che poi la società ha dato anche nel periodo eh, più difficile, eh, hanno portato a questi risultati. però ripeto, è chiaro che dal Pescara ci si aspetta un po' di più, ci si aspetta un po' di più, non fosse altro per l'organico. Che ha, però è chiaro che bisogna avere l'organico al completo perché, ribadisco, noi sin dalla prima partita abbiamo perso Rossi e Schiavi per un mese, poi Politano, poi Brugman. Cioè ci sono state tutta una serie di infortuni che hanno condizionato non poco l'inizio di stagione. Adesso, per fortuna. I giocatori cominciano a rientrare, si comincia a poter giocare un paio di partite di seguito con la stessa formazione e, e poi magari i risultati arrivano. Però eh, noi siamo fiduciosi perché questa è una squadra che al completo sicuramente può dire la sua fino alla fine. È una squadra destinata a crescere? A mio avviso sì, a mio avviso sì, con, con il rientro di tutti, con il rientro di tutti, con la possibilità del mister di fare delle scelte anche dal punto di vista. Del turnover che ci può essere utile in qualche partita. La Virtus Lanciano in classifica ha 5 punti in più rispetto ai biancazzurri. Il Pescara cosa può avere e cosa ha in più, però, rispetto al Lanciano? Ma il Pescara sulla carta oggi è il Lanciano che ha qualcosa in più, perché è 5 punti davanti, quindi evidentemente ha qualcosa in più del Pescara. Io dico che il Pescara non ha nulla da invidiare a nessuna delle altre squadre. Eh, adesso giocheremo contro il Lanciano, quindi guardiamo il Lanciano. Noi eh, ho detto sempre che dobbiamo arrivare alla fine di questo girone d'andata, capire eh, bene eh, quale può essere la potenzialità di questa squadra e soprattutto cercare di recuperare tutti quanti per eh, ripartire poi a gennaio con un, una rosa al completo e, e fare la cercare di, di, di tirare la volata lunga per uh, la fine del campionato. La fiducia alla squadra, al mister, a, a tutto quello che è stato fatto in estate è incondizionata e, ed è ripagata dai risultati che i ragazzi stanno facendo, quindi mi sembra in questo momento fuori luogo e inopportuno parlare di mercato perché eh, significherebbe eh, dare... Eh, Diciamo che io non, non sono intenzionato a parlare di mercato perché eh, a mio avviso è come dire che questa squadra ha bisogno di qualcosa. In questo momento mi sembra che tutti gli artefici di questo campionato stiano facendo il loro e, e lo stiano facendo molto bene. Per cui io ho detto sin dall'inizio che noi dobbiamo arrivare... Alla fine, di, del eh, alla fine di questo giorno d'andata faremo un, un incontro con direttore e allenatore e eh, chiariremo un po' tra di noi la, se ci sono necessità per dare una mano a questo gruppo, per cercare di, di migliorarci sotto eh, qualche aspetto, se ce ne sarà bisogno la società sicuramente non si tirerà indietro. Però eh, oggi parlare, io sento parlare il portiere, sento parlare dell'attaccante, dell mi sembra assurdo, mi sembra assurdo perché noi abbiamo tre portieri che ritengo siano validissimi, eh, nonostante Ivan si sia fatto male e quindi sia stato fuori anche lui per un bel periodo. Abbiamo un attaccante come Pippo Maniero che ha fatto 11 gol fino ad oggi, mi sembra che il nostro tridente d'attacco sia quello che ha segnato di più in Serie B. E parlare di andare sul mercato a prendere giocatori che poi dovrebbero in sostanza giocare al posto di questi qua mi sembra effettivamente fuori luogo. Però ribadisco, la società ha sempre dato disponibilità ad essere presenti e attivi sul mercato qualora ce ne fosse bisogno. È chiaro che una società come il Pescara. Eh, poteva anche in qualche modo farsi prendere come fanno tante altre e cominciare a cambiare, cominciare a mettere in discussione quelli che erano i nostri punti fermi dall'inizio della stagione e invece questa società che vive vicino alla squadra, perché poi di fatto noi siamo i primi tifosi di, di questa squadra e la viviamo, eh, vediamo quello che fanno giornalmente, vediamo come si allena, vediamo come il mister lavora e quindi se uno vive vicino alla squadra capisce se la squadra eh, lavora, se col mister, se ci, se ci sono eh, gli ingredienti per poter eh, costruire qualcosa di importante. Questo è stato importante per noi, lo è sempre dall'inizio della nostra avventura, lo è sempre stato. E io predico sempre grande equilibrio perché poi purtroppo in questo mondo perdere l'equilibrio ci vuole un attimo. Alla Virtus Lanciano e alla presidentessa Valentina Maio, alla sua collega presidente, cosa si sente di dire in vista di questo derby? Ma intanto le faccio gli auguri perché so che è in dolce attesa e quindi sia a lei che a Manuel per questa cosa bellissima e Poi cosa si sento di dire? È un derby, è una partita di calcio, ce la vivremo sicuramente con grande intensità durante i 90 minuti e poi alla fine magari andremo a pranzo insieme. Però con loro c'è un grande rapporto, soprattutto con, con il papà, con Franco, con, con Guglielmo. Quindi eh, noi, io mi auguro che sia veramente una bella partita, una bella giornata di sport perché lo Stato Biondi sarà pieno e quindi sarà uno spettacolo bello da vedere e se c'è questa attenzione intorno a questo derby vuol dire che noi dobbiamo fare la nostra parte per far sì che alla fine tutti quanti escano soddisfatti e, e, e vivano una giornata di festa.